tipo un po' devastati. Abbiamo rischiato di cadere un paio di volte. Non ce la posso fare. Questo sei morto, non fare mancato domanda. Non molto. È carciofi. Ho messe. Ah, sono questi. Hello, sono in Sardegna perché è Pasqua. Infatti adesso abbiamo appena finito di mangiare un'intera tavola. Esatto. Gesù. Vabbè, comunque abbiamo mangiato troppo e quindi stiamo camminando. Cioè, dico stiamo perché c'è un'altra persona qui con me. E quindi adesso stiamo camminando qua dove c'è la pista ciclabile, che a me piace un sacco perché è in mezzo, come potete vedere, al verde. È molto bello. Profumi. È vero, si sente... boh. Legno. Mm-mm. Allora, volevo farvi vedere questa piantina. Sarebbe un asfodelo, che è una piantina tipica della Sardegna. E tipo qua, cioè questo campo qui davanti, sono tutti asfodeli. Niente, sono molto belli. Tra l'altro, fun fact, questi qua erano i fiori preferiti di Grazia Deledda. Così, un'informazione in più. Abbiamo incontrato degli amici, animali. È un gallo. Speriamo non ci attacchi. C'erano anche le galline prima, ma mi sa che stanno tornando. Ehi, che carine che sono. Scappati. The next day. Buongiorno, oggi siamo a Nebida perché facciamo un pezzo del cammino di Santa Barbara. Purtroppo non c'è un bellissimo meteo, però bello comunque. Da dove? Okay. Grazie mille. Tutto questo. Ok, abbiamo timbrato il percorso perché ti danno una sorta di mappetta dove puoi timbrarti tutte le tappe che fai. E adesso partiamo! Yeah! Tra l'altro sta tipo iniziando a piovere, vabbè.
che boschi. Macchia mediterranea. Bello, siamo tipo in mezzo al niente. Questo lato c'è il mare, invece alberi e colline. Io questo outfit un po' da signora. Mi sto anche morendo di fame. Non vedo l'ora che sia pausa pranzo. Qua è davvero bellissimo. Abbiamo rischiato di cadere un paio di volte. Ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati alla spiaggia. Madonna, queste scogliere. Cioè scogliere, sassi, non so. Qua proprio il mare è arrabbiato. Abbiamo fatto tappa di nuovo a casa per riposarci e adesso stiamo tornando dove eravamo in realtà per fare la visita alla miniera di Porto Flavia. Io in realtà ci sono andata un sacco di volte, però ci torno volentieri. Vediamo se riuscirò ad entrare più che altro, perché ad un certo punto mi fermo sempre perché soffro di claustrofobia. Quindi bello. In ogni caso è uscito il sole, finalmente. Si vede il cielo. I'm happy. Un po' grande. Fail, non sono neanche entrata. L'ingresso è tipo super stretto e c'è un corridoio buio. Non ce la posso fare, però almeno mi consolo con la vista. Però che bello. Dove c'è quella? Ah, siamo qua in giro a vedere i terreni che mio zio gestisce insieme ad una cooperativa. Prima eravamo al vigneto, adesso stiamo vedendo il mandorleto, che sarebbe questo qua. Molto figo! Siamo in mezzo alla natura. Ah, qua ci sono pure bietole selvatiche. Incredibile. Mandorlino in crescita. Mamma mia. Siamo tornati a casa dalla gita in mezzo ai mandorli. E adesso mia mamma mi ha spedita in giardino a prendere arance. Ci sono anche i fiori e fanno un profumo buonissimo. Arance recuperate. Ci serve anche il rosmarino. The next day.
uccelli selvatici che dovrebbero essere iris, o almeno mi dicono essere iris. Molto belli. Questi sono sempre quelli di grazia di letto invece. Esatto, questi sono sempre gli asfodeli. 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 Qua altri fiori viola che non ho idea di cosa siano, ma sono veramente bellissimi. E là ce ne sono tantissimi altri. Il fatto che siano così sulla spiaggia tutti colorati è una roba. Cioè, per me è stupendo. Il sentierino e lì appunto c'è la spiaggia. Che bello! Allora, non si vedranno mai, ma quei cosi lì sono fenicotteri. Non si vede, è troppo lontano. Io mi avvicino. Forse scappano però. Sì, qua è veramente pieno di fenicotteri. Cioè tutti questi puntini bianchi che vedete. Quella no, è mia madre. E tutti quelli. Dal vivo si vedono di più. Però non rendono per niente. Hello! Ci siamo preparati per andare in spiaggia a fare questo benedetto aperitivo. Cioè aperitivo barra cena. Però sono col maglione. Questo è il mio outfit today. Non si vede. Ora andiamo a prendere Rossana e poi andiamo a prendere anche mio cugino Andrea. Cazzo, adesso come faccio? Non so guidare. Non so che prima però io ho guidato decentemente. Hai visto che sei andata via proprio liscio? Non e pensavo. Che adesso le si spegne la macchina invece. No. Sento un croc quando sei là in fondo e tu che ti ricravata. No, non è vero. Non è vero! Approximately 10 hours later. Salve, buongiorno. Allora, in realtà è pomeriggio e stiamo andando a fare un giro in un borgo molto carino che c'è qua vicino a dove abito. Mi pare sia un borgo medievale. Vabbè.
abitavo qui. Dove sono cresciuto? Vabbè, dai. Figa, metti a Milano. In via. Non si possono fare i vlog in questo modo, non si può. Dicevo, dovrebbe essere un borgo medievale, però non vorrei dire cavolate. In ogni caso è un borghetto che hanno completamente sistemato, insomma è ben tenuto ed è super carino. Tra l'altro, soprattutto nel periodo estivo, ci fanno un sacco di eventi, di cose, aprono le botteghe, quindi è molto bellino. Adesso penso sia tutto chiuso, però volevamo andarla a visitare. Oggi gita culturale. Ah no, sono già acceso. Già acceso. Carino. Della nostra festa patronale ambientata quando si andava, le chiamiamo Tracas. Tratalese è stata sede vescovile, quando hanno trasferito la sede di Iglesias il vescovo si è portato via la nostra patrona Santa Maria di Monserrato, che è dedicata alla chiesa, la basilica. Ancora là i nostri canti, quelli stanno scomparendo piano piano, non ci sono più. E qui abbiamo ricreato l'ambiente che si formava attorno alla chiesa, le signore che vendevano i dolci classici. Quelli romboidali sono di origine oristanese, però non mancano in tutte le sacre della Sardegna. Le baracche che chiamiamo paravas, e in spagnolo significa sosta, dove c'è un menù semplicissimo, le uova sode, le sardine sottosale e vino a volontà. Qui la signora ha appena sfornato un cifragio, il pane classico locale, i dolci, le pesche. Ah, sì, sì. E anche qui le signore, le avevo voluto ricordare perché da un paese qui vicino la chiamavo la Savistoncaia di Piscinas, e veniva a venderci soltanto le pesche, un banchetto così si metteva tra una bancarella e l'altra. Quell'uliveto era l'altra parte della strada dove la chiesa, e il proprietario consentiva che venivano fuori di vacare durante i giorni della festa. Con quei mezzi non è che potessero andare a venire, insomma. Come erano? Tende? Beh, nei carri. Si arrangiavano. Andavano quasi, sì. Per essere coperte, covate, dipende da come è montato, se in cotone, se in lana o col vino. Questo è l'interno della chiesa, questo è il paese nuovo. Questo è il lago della diga. Questa è la diga. Sì. Questo è l'uraghe Meurras, che è lì vicino alla diga. Questa è l'uraghe Cuff, che abbiamo pure questo in piedi, un monotorre, sì. E lì, Medau Cuff si chiama, questo Medau Cisella, la zona. Siamo tipo un po' devastati. No, perché abbiamo beccato questi due signori che fanno i volontari qui. Insomma, si occupano di tenere un po' sto borgo. È solo che ci ha fatto tenerezza perché ci diceva che praticamente adesso stanno avendo, cioè non problemi, però le case sono un po' abbandonate a loro stesse, no? Non ci stanno più tanto dietro. Insomma, che cercano di fare qualcosa per mantenere un po' la memoria storica. E quindi mi sono un po' emozionata. Però dai, è bello. Bello. Next morning. Buongiorno. Stiamo andando al mare. Tra poco passa una mia amica a prenderli. In realtà non so in che spiaggia andremo, non ho idea. Gli scorsi giorni non ho vloggato granché perché mi sono distratta. Però sono andata a casa di mia nonna che ha tirato fuori un sacco di foto vecchissime. This is the clip. No, sono troppo brune queste. E questi che anni erano? Questo è Gerardo, già il ragazzino. Sì, Gerardo, doveva avere 18 anni. Boh, non riuscivo, ragazza. No, questo sei morto, non fare mancato domandare. E nulla, poi sono uscita con le mie amiche. Eh già, lo sai.
che il buio vincerai. Dragon Ball! Devo andare dritta. Mi sa di sì. Dragon Ball! E basta, questo è quanto. Quindi niente, oggi mare e poi oggi pomeriggio c'è la partita della squadra del paese. Quindi andiamo, perché giocano in casa. Cioè, dopo il mare devasto, mi sono addormentata, niente, mi sono svegliata adesso e mi devo preparare per andare alla partita, però siamo in ritardo, quindi arriveremo a partita iniziale. E poi dopo la partita probabilmente andiamo a fare un aperitivo, non so dove, non ho capito, comunque in una zona vicino al mare. Madonna, sono veramente gonfia. Vorrei dormire tanto, ma... abbiamo cose più divertenti da fare, quindi mi preparo. Madonna, ho gli occhi che mi bruciano tantissimo, penso sia il sole, sinceramente. Per questo motivo penso non mi metterò il mascara, altrimenti... Però ho fatto questo effetto un po' tipo abbronzata, cioè mi sono un po' bruciata al sole. E tra l'altro qua ho ancora il segno del cappellino, perché ho tenuto il cappellino tutto il tempo, quindi... Beh. Però bello questo make-up molto fresh. Ok, sto andando alla partita, sono mega in ritardo, infatti sta praticamente finendo. È solo che... con le ragazze non eravamo per niente organizzate e non avevamo calcolato l'abbiocco post mare. Dai. Buongiorno, ci mettiamo qua in veranda, c'è troppo sole, giuro sembra estate qua, è incredibile, tra l'altro mi sa che si sentiranno un sacco di rumori di sottofondo. Niente, alla fine ieri c'era davvero tanto vento in quel posto là sul mare, però era davvero bello, cioè in estate deve essere fighissimo. E nulla, cioè alla fine ci siamo spostate, siamo andate in un altro posto in centro, ma siamo rimaste poco tempo, poi siamo tornate a casa. Oggi devo finire delle cose per lavoro e poi domani è il compleanno di mio padre, quindi ci cimenteremo nel fare una torta, speriamo venga decentemente. Ma oltre a questo, in questi giorni stavo pensando a, cioè, quanto sono contenta di essere qua in Sardegna al momento. E per me è una roba veramente strana, perché per un sacco di tempo ho avuto un po' un... Non so come definire, cioè... una sorta di amore e odio per la Sardegna, che penso sia un po' normale quando, tipo, sei più piccolo e hai quella cosa del... voglio andarmene, yeah. Non lo so, mi sentivo un po' limitata a stare qua, mentre adesso come se stessi un po' riscoprendo la Sardegna e soprattutto i posti
della mia zona, perché sono quelli che secondo me un po' uno dà per scontato, cioè ce li hai dietro casa e dici vabbè. In realtà mi piacciono tanto e moltissime cose poi mi ricordano la mia infanzia, cioè quando ero veramente piccola e, insomma, amavo stare qui perché obiettivamente, cioè, viviamo in mezzo al niente, è tutto campagna e quando sei bambino, cioè, puoi scorrazzare ovunque. Quindi non lo so, questa cosa di poter appunto stare nella natura, fare passeggiate, mi piace tanto. E forse è questo anche il motivo per cui l'altro giorno, cioè, vi giuro, mi veniva da piangere quando siamo andati là, in quel posto dove c'erano i signori che ci hanno fatto fare la visita del borgo. Perché boh, comunque questa è una zona che non è tanto turistica e non è nemmeno così tanto... Cioè sì, ci sono tanti turisti, però ovviamente non quanto in altre zone della Sardegna. Quindi non lo so, a noi sembra sempre di essere un po' l'ultima ruota del carro, quando in realtà, cioè, viviamo in un posto bellissimo. E niente, quindi sono contenta, è molto bello stare qua. Anche se tra pochi giorni tornerò a Milano. Sì. Infatti domani è il compleanno di mio padre e il giorno dopo riparto. E tra l'altro saranno delle settimane abbastanza intense perché ho veramente 200 cose da fare, ma ce la faremo, ce la faremo. Nulla, fatemi sapere se anche voi avete un po' questo rapporto strano con il posto dove siete cresciuti, nati e cresciuti, boh. Che secondo me è un po' fisiologico il fatto che ad un certo punto dici no, non me ne frega più niente, voglio andare via, voglio esplorare il mondo. E poi quando cresci dici ah, riscopro le mie radici. E nulla, adesso basta, mi metto a fare le cose di lavoro, così le finisco in fretta e posso mettermi a leggere al sole. Cioè, non al sole, proprio all'ombra, però comunque fuori, in giardino. The following day. Raga, buongiorno. Allora, parlo piano, perché i miei piani sono andati un po' in vacca. Stamattina dovevo fare la torta a sorpresa per mio padre, però... lui è a casa, io ero convintissima dovesse andare a lavoro e invece no. E niente, siccome devo uscire a fare delle commissioni, tipo gli ho dato delle cose da comprare in più così perde tempo e speriamo di riuscire a farcela. Intanto, cioè, scusate, i miei capelli me li devo lavare assolutamente, però è in giardino che sta facendo qualcosa, ma non so cosa, perché ha la sua macchina che è parcheggiata fuori. Ma non sta andando, cioè, doveva uscire per andare a fare spese, ma non c'è. Quindi io non so se posso tirare fuori tutto o se mi si presenta così a sorpresa. Ma sti ciuffi, ma vi prego, sembro tipo un alieno. Pa? Ah, sei tu. Ok, raga, via libera. È andato, è andato! Aiuto! Allora, devo prendere gli ingredienti. Vediamo se ce la facciamo a sta torta. Si ringrazia Dario per la ricetta, perché altrimenti non so come avrei fatto, dato che le ultime due volte in cui ho provato a fare una torta è venuta una schifezza. Quindi incrociamo le dita. Dario, io credo in te. Ok, adesso dobbiamo tipo far sciogliere l'olio nel latte. Ok, mi sembra decente. È il momento da farina, che non mi ricordo però quant'è, quindi devo guardarci. Ci siamo, un momento, non so come si chiama, cioè devo mettere quello qua dentro. Sto usando queste perché non avevo uno stampo abbastanza piccolo, cioè ho solo quello da torta grande, ma non andava bene. Proviamo ragazzi, proviamo, aiuto. Che poi non so manco come lo devo dividere. Vabbè, farò a occhio. Tipo un po' qua. Un po' qua. Ok, ci dovremmo essere. One hour later. Raga, fatte. Sono uscita. Cioè, è la prima volta che qui mi viene... mi viene decentemente una torta ed è tipo sofficissima. Sono troppo contenta. Ho fatto prima sto coso, che è una specie di sciroppo di frutti rossi. Voglio unire alla panna che metterò dentro. E poi sto facendo anche un'altra roba, tipo gelatina da mettere sopra.
tipo gelatina, nel senso una sorta di glassa. Devo aspettare solo che le torte si raffreddino un attimo in modo da poter fare tutto il resto. Spero di riuscire però, perché secondo me mio padre tra poco torna. Few inches later. Ti giuro, mi stavo cagando sotto perché, cioè, per fortuna mi sono accorta perché ho sentito la macchina, sono corsa qua a coprire tutto. Sono in ansia, però mi devo muovere perché se no non ce la faccio, quindi mi sa che ci vediamo quando la torta è finita. Ta-da! Ok, alla fine non ho potuto usare la cosa di gelatina perché era ancora troppo calda e non ho assolutamente tempo. Quindi ora andiamo a nascondere tutto in frigo. Ta-da! Mi chiedo come l'hai fatto senza uova. Daniele, guarda. Non mangerei anzi. 8 hours later. Hello, sono tornata a Milano, quindi possiamo concludere ufficialmente questo vlog sardo. Come vi dicevo, è stata comunque una vacanza di cui un po' avevo bisogno per staccare, stare un po' nella natura e soprattutto un po' rivedere la mia famiglia, amici, cose. Non so, è stato bello, un po' come riscoprire le proprie radici. Sì, diciamo, dopo l'intervento ho avuto un po' un approccio diverso a queste cose, al tornare a casa, al vivere in Sardegna con una, diciamo, più serenità, non so come dire, quindi sono molto contenta, è stato molto bello, quindi nulla, vi saluto e ci vediamo prossimamente con un nuovo video.